Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Qui alle mie, a mie spalle si può vedere la mia stampante, quella che ho realizzato io, e sto qui sulla scala perché ce l'ho in altezza. Sto provando in questo caso un nuovo prodotto per la stampa che si mette sul piatto, piuttosto che utilizzare il vetro o sistemi di ancoraggio come con la sticca e lacca, sto provando un nuovo prodotto che in Italia è arrivato come beta tramite la Filoprint. Adesso la Filoprint lo sta vendendo perché è testato, e attualmente sembra che solo la Filoprint lo stia vendendo, e adesso lo sto provando. Adesso vi faccio vedere come va la stampa. Il prodotto in questione che sto utilizzando per il piatto è questo qui, Lock Bold, che attualmente sembra che l'unico venditore in Italia sia la Filoprint. Con questo prodotto è possibile stampare qualsiasi materiale, o quasi, senza utilizzare collanti o lacche. Attualmente ho messo il piatto a 29 gradi, anche se non è necessario, visto che le istruzioni dicono che si può stampare anche a freddo. In effetti, in un punto del piatto, perché fino adesso con gli esperimenti che stavo effettuando con le stampe avevo impostato 40 gradi, e un punto in particolare si è fatto una bolla proprio in questo punto qui, che diciamo che sul primo layer un po' da dei problemi con lo spessore, però è, diciamo che è irrilevante. Allora, come ho detto prima, io non ho utilizzato materiale per l'incollaggio, e effettivamente sta stampando senza ancoraggi. Questo è praticamente il primo strato, infatti si vede che è ben aderente alla superficie. Questo è uno dei pezzi che ho stampato. Se vedete che sulla superficie non ci sono imperfezioni, questa è la parte dove stava attaccata sul piano. E adesso sto facendo questa prova utilizzando la temperatura molto più bassa che la 29 gradi, è il minimo accettabile suggerita più che altro da cura, perché andando di sotto da segnaletica gialla, vabbè, potevo stampare anche a zero per fare una prova. Comunque 29 gradi il piatto comunque è freddo. Potete osservare come stia passando lo strato, infatti è abbastanza omogeneo e aderente. Adesso lascio così la stampa. Questa qui ci metterà circa un'ora, perché è un pezzo incompleto, perché l'altro si è fermata la stampa perché è venuta a mancare la corrente. Sto facendo la stampa della parte mancante. Dopo finito questo qui faccio vedere come andrà a staccarsi. Il pezzo è finito, ci è impiegato circa un'ora e 15, vabbè, ma questo dato è irrilevante. Adesso bisogna staccarlo. Già vi faccio notare che con le mani non si toglie, bisogna usare per forza la spatola, visto che ho solo la mano non riesco a farvi vedere quando lo tolgo. Premetto che già per togliere quel pezzo precedente mi sono fatto male, non ho usato la mette col terino, quindi non mi sono tagliato, perché ho urtato con il dito contro la superficie in alluminio del piatto. Sono riuscito a rimuovere il pezzo, infatti ecco qui, se notate non ci sono imperfezioni, il pezzo è totalmente liscio, un po' difficile farlo vedere perché è totalmente bianco, non ci sono le ombre per farvi vedere che è liscio. Purtroppo ci sono dei residui di materiale sulla superficie, un po' più difficile da togliere, poi devo lavorare un po' con la spatola. Magari fosse facendo una stampa con l'altezza, io ce l'ho a 0.3, fosse facendo 0.35 potrei migliorare il problema dell'adesione, perché aderisce un po' troppo come superficie. Comunque posso dire che le teste effettuate fino adesso ve lo consiglio.